Eccomi di nuovo qui. Allora, vi volevo, come vi accennavo nel video scorso, nel video precedente, farvi vedere quelle cose che ho preso sull'ordine precedente che abbiamo fatto con altre perline, altre 5 perline. Ve lo volevo far vedere, e però ancora prima di farvi vedere quello, vi volevo far vedere praticamente volevo far vedere il mio primo prodotto PSP. Come vi accennavo nel video precedente, PSP significa programma smaltimento perline, o meglio, tutte quelle perline che si hanno, che non si sa che cosa farne, pietre, perline, Swarovski e quant'altro, bisogna cercare di smaltirle per poi poter riordinare. Io sicuramente non le ho smaltite prima di riordinare assolutamente, anzi ho fatto un mega ordine da Pearl & Co che vi farò vedere perché è arrivato e tutto quanto e ve lo voglio far vedere. Ho preso parecchia roba e appunto vi voglio però prima far vedere il mio primo prodotto PSP che è quest'Incas. Allora, avevo questo Rivoli Gun The Shadow da 18 mm da tantissimo tempo fermo. Avevo questi Swarovski sempre da 4 mm da tantissimo tempo fermi, che non sapevo cosa farne, questa volta mi è venuto piatto, piattissimo. Ops, è caduto. Eccolo qua, lo faccio vedere da vicino. Eccolo. Poi vabbè, perline, rocaie 15.0 e Delica 11.0 ce l'avevo da parecchio, ma comunque li utilizzo sempre. Poi ecco, ci sono questi Swarovski da 2,5 e questi da... Questi, eccoli qua, da bianchi da 3 e questi piccolissimi da 2, sempre con The Shadow. Direi che questo programma, questo prodotto, insomma, è un bel prodotto. Questo Rivoli, questo Incas mi piace particolarmente tanto, è veramente bello. È molto elegante. Naturalmente a presto lo monterò su catena oro, color oro, perché come vedete ho messo un cappietto oro e mi piace molto quello che è venuto fuori, mi piace veramente molto, spero piaccia anche a voi. Passiamo alle cose che ho preso da Hobby Perline, veramente poche. Allora, vi faccio vedere prima la minuteria metallica. Ho preso, e non vi dico i prezzi perché era tutto in saldi quindi è inutile, ho preso questi orecchini a perno con pallina da 4 mm e argentato rodio, quindi color scuro, con annesse farfalline da 5 mm. Perché ho scoperto la bellezza degli orecchini a perno, mi piacciono molto di più di quelli a monachella. Poi ho preso queste farfalline da 5 dorate, però vi giuro che non mi trovo questi orecchini a perno dorati, o non li ho presi o non c'erano, adesso non mi ricordo. Poi ho preso, che per gli Incas sono diventati fondamentali, due di queste, gli anellini doppi dorati da 6 mm, sia dorati doppi perché con l'Incas c'è bisogno di anellini doppi, sia argentati color rodio scuri. Quindi dentro ogni bustina ci sono 50 pezzi, quindi parecchi. E devo dire che sono molto buoni. Poi ho voluto provare il filo di nylon, il Nimo White, misura 0,20, però ragazzi mi ci sono trovata molto male. È veramente, cioè, si sfalda con una facilità estrema. Sembravano le mie unghie prima di mettere il gel, praticamente. Si sfalda veramente in modo indegno. Poi ho preso, perché a me piace molto l'azzurro, queste perle Swarovski da 8 mm, light blu. Ci sono 10 pezzi dentro. Sono molto molto belle, molto luminose, come tutte le perle poi Swarovski, ve le faccio vedere. Sono veramente belle, ragazzi, ve le consiglio perché... Poi ho preso, mi erano finite e mi servivano per un paio di orecchini che avevo fatto a cubo, ve le ricorderete sicuramente. Ho
preso questi fiori Swarovski in cristallo B da 6 mm, 12 pezzi all'interno della bustina, i codici li vedete tutti, eh? Sono molto belli e per me sono fondamentali. Ho poi voluto provare questo twist Swarovski color peridot da 14 mm, ve lo faccio vedere, guardate il codice, ve lo faccio vedere dal vivo perché ragazzi è splendido, è bellissimo, ne devo prendere un altro perché mi ci voglio fare gli orecchini. Poi ero curiosa di vedere questo comic ring da 14 mm, volevo vedere il color crystal bermuda blu, è bellissimo, da sul verde blu. Siccome non ha fori, ci volevo fare un semplice anellino da mettere sul dito con le delica, ed è veramente bello, ve lo consiglio anche questo, magari più grande per chi ama gli orecchini grandi. Poi ho preso, per provarli, non li avevo mai presi, questi cubi Swarovski cristallo B, vediamo se si mette a fuoco, da 4 mm, il codice ve lo dico io, SW10731. Ragazzi, sono meravigliosi, veramente belli, 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 belli. Se riesco a prenderne uno ve lo faccio vedere. Sono splendidi, hanno una luminosità pazzesca, peccato il costo. Allora, questo è tutto quello che ho preso da Hobby Perline, per il momento vi saluto e tra poco vi faccio il video di Perles & Co. Naturalmente non ho fatto video per tutto questo tempo, adesso ne sto facendo uno dietro un altro, è una cosa continua praticamente. Un bacione per il momento a tutti, ci vediamo tra poco, ciao ciao!